Ciao e benvenuto su Mondo Cane. Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza tedesca dai lunghi baffi. Oggi vi presentiamo lo Schnauzer Standard. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Lo Schnauzer Standard, detto anche medio, è una razza canina dalle origini tedesche, come suggerisce il nome. Più precisamente proviene dalla regione del Württemberg, dove nasce come cane per la caccia al ratto. Ad oggi è un ottimo cane di compagnia. Piccola curiosità, il suo nome significa muso baffuto, proprio per i suoi caratteristici lunghi baffi grigi. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia media, dotata di un corpo molto robusto e compatto. Esistono tre varietà dello Schnauzer: quello nano, il medio, standard e il gigante. Si differenziano solo per il peso e dimensioni. Quella che trattiamo oggi in questo video è appunto la varietà media. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino ai 45-50 cm al garrese, sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso ideale oscilla tra gli 14 e i 20 kg per i maschi, mentre per le femmine pesano giusto qualche chilo in meno. Il suo pelo è medio, lungo, ruvido e duro. Le colorazioni del mantello possono essere unicamente nero, blu o sale e pepe. Tende a perdere poco pelo, per cui va bene anche una sola spazzolatura settimanale. La toilettatura invece deve essere necessariamente affidata ad un esperto. Il carattere dello Schnauzer medio è quello di un cane giocherellone, gentile, coraggioso ed affettuoso. Ha un carattere molto equilibrato, amerà il suo padrone e la sua famiglia, dimostrandosi un cane davvero amorevole, soprattutto con i più piccoli. Inoltre è un cane nato per fare il guardiano della casa e alla propria famiglia. È un ottimo cane da poter tenere sia in un appartamento che in una casa con giardino. Si tratta di una razza molto tranquilla e pulita. È un cane molto agile e sportivo, per cui necessita comunque di fare un'uscita di almeno un'ora al giorno per praticare tanto esercizio fisico. Lo Schnauzer Standard è consigliato come primo cane, ma a patto che siate seguiti da un addestratore o comunque da una persona esperta, perché è sempre una razza comunque dal forte carattere. Per il resto sono facili da educare, una volta instaurato un buon rapporto di rispetto e fiducia. Comunque è una razza che ama follemente i bambini, potrebbe passare le giornate intere con loro. Mentre con gli altri cani potrebbe avere qualche problema, per cui è importante una buona socializzazione sin dall'infanzia. La vita media dello Schnauzer Standard è di circa 13 anni ed è una razza molto rustica e robusta che gode di ottima salute. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una bellissima razza rustica dalle origini tedesche, lo Schnauzer medio. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, ti invitiamo caldamente ad informarti sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!